stampa al termine del match contro il Troina. Mister, una vittoria alla photo finish ma meritata, che ha fatto esplodere calciatori, panchina e stadio. Sì, perché è stata una vittoria strameritata, concedimi questo termine. Una partita dominata dal primo minuto. Non ricordo sinceramente quanti palle gol abbiamo creato, però poi si sa che in questo campionato, ma d'altronde come il calcio in tutte le categorie, se non riesci a segnare poi può capitare di tutto, però c'è da fare solo un grosso applauso a questi ragazzi che ci credono fino alla fine. Io gli ultimi 5 minuti più il recupero facevo fatica a tenere a bada i difensori, volevano vincere a testa bassa e alla fine ci siamo riusciti. Ti ripeto, strameritata e ci siamo riusciti, anche se alla fine, però va bene così. Mister, una squadra che non molla mai, sotto di un gol, nonostante insomma stesse giocando benissimo, fino all'ultimo secondo ha cercato in tutti i modi e trovato la vittoria. Sì, è un pochino il nostro credo, avere sempre il dominio della partita, anche perché abbiamo incontrato una squadra che cercava di spezzare il ritmo con perdite di tempo già da subito. Non è facile quando poi non li sblocchi le partite, non è facile poi tenere sempre il bandolo della matassa e cercare sì, di costruire. Noi l'abbiamo fatto sempre con qualità e ti ripeto, è un giusto premio allo sforzo che hanno fatto i ragazzi. Mister, non è facile neppure mantenere alta la concentrazione sempre di chi entra a partita in corsa. Dico questo perché Romano è entrato benissimo e ha realizzato anche il gol della vittoria. Sì, è una vittoria del gruppo perché lo stanno dimostrando, vogliono essere tutti protagonisti e per me è una grossa soddisfazione. Poi Romano è un ragazzo che è cresciuto con noi, quindi motivo di orgoglio in più per la Polisportiva, però ti ripeto, tutti i ragazzi, anche Conius che è entrato negli ultimi 5 minuti, aveva una smania, una voglia di entrare incredibile. Lo stesso Simonetti, tanto di cappello, un giocatore così forte, è entrato con personalità, ha dato qualità, ha dato equilibrio. Queste sono le giuste risposte. Dobbiamo solo che continuare così, col lavoro quotidiano e avere sempre i piedi per terra. Mister, se nel finale lo sforzo è stato premiato, a partita in corsa invece ancora una tegola, abbiamo visto uscire Maio per un problema fisico, come sta? Insomma, sotto questo punto di vista possiamo dire che non è fortunata la Polisportiva. Sì, però sai, a me non piace parlare degli infortuni, degli assenti. Abbiamo una rosa ampia, abbiamo ragazzi soprattutto validi. Peccato per i tanti infortuni, però ci sta. Abbiamo vissuto un mese di ottobre molto intenso, giocare ogni 3 giorni è dura. Credo che anche i campi, i terreni di gioco, il sintetico non agevola i muscoli dei ragazzi. Sono sempre chiamata a sollecitazioni importanti, però ti ripeto, abbiamo alternative, abbiamo qualità, quindi sperando di recuperare al più presto sicuramente qualche infortunato. Quarta vittoria consecutiva in campionato, se consideriamo la Coppa, 5 vittorie consecutive, insomma è un Santa Maria che non vuole fermarsi più. No, bisogna vivere alla giornata, bisogna pensare a martedì, forse sono retorico, dico sempre le stesse cose, ma è l'unico modo. Noi se caliamo di attenzione, se caliamo di intensità, facciamo fatica contro chiunque. La dimostrazione è anche gli ultimi 15 minuti del primo tempo. Siamo diventati un pochino anarchici, pensavamo di poterla risolvere in qualsiasi momento, invece non è così. Dobbiamo tenere sempre alta l'attenzione. Non pensare che abbiamo fatto qualcosa, non abbiamo fatto assolutamente niente, mancano tante partite. Secondo me, a mio avviso, stiamo recuperando qualcosina che abbiamo perso per strada all'inizio, però la medicina e il lavoro già da martedì, è l'unica strada che conosco. Se iniziamo a pensare a qualcosina in più, facciamo un grosso errore. Grazie mille, mister, e complimenti. Grazie a te, grazie.